Io do il benvenuto a Ferdinando Ametrano, Università Milano Bicocca e amministratore delegato di CECSIC. Ben ritrovato. Buongiorno, ben trovate a lei e ai suoi ascoltatori. Ci ritroviamo ogni volta a commentare record su record di queste criptovalute. Ecco, innanzitutto, siccome la protagonista vera e propria di oggi, il protagonista è Ether, ci aiuti a capire quali sono le differenze tra il Bitcoin e l'Ether, che magari è meno conosciuto. Allora, se Bitcoin è da un certo punto di vista l'equivalente digitale dell'oro, quindi un bene scarso in ambito digitale, trasferibile ma non duplicabile, Ether, invece la criptovaluta della piattaforma Ethereum, vuole essere una specie di computer globale, programmabile e soprattutto i cui calcoli sono incensurabili. Quindi in qualche maniera si pagano i minatori affinché svolgano dei calcoli, delle computazioni per noi. Molto chiaro, ma ecco, lei vede allora di fatto il Bitcoin sta diventando sempre più mainstream, lo possiamo considerare forse quasi un vero e proprio, una vera e propria asset class. Lo stesso potrà succedere anche con l'Ether o questa differenza che lei ha messo in luce preclude questa possibilità? Ma non la preclude, ma ovviamente bisogna analizzare bene il mercato. Se noi guardiamo le news reali degli ultimi trimestre, vediamo un interesse finanziario straordinario per Bitcoin. Poi dietro Bitcoin crescono un po' tutti i cosiddetti crypto asset. Perché crescono? Perché fondamentalmente la correlazione dei crypto asset con Bitcoin è quasi uno, per cui quando cresce Bitcoin crescono un po' tutti. Che poi questi crypto asset alternativi abbiano dei meriti, questo è tutto da dimostrare nel tempo. Il sottoscritto ha qualche scetticismo, perché il mio portatile non si è mai rifiutato di fare le computazioni che io gli ordino di fare, mentre invece sul trasferimento di valore, poter trasferire valori in maniera incensurabile e inconfiscabile è qualcosa sicuramente di apprezzato. Ecco, le voglio chiedere anche un commento a questo record di market value superati i 2.000 miliardi di dollari. Forse l'ultima volta ci siamo visti quando è stato superato il valore dei 1.000 miliardi di dollari di market value. Insomma, le voglio chiedere qual è il potenziale, ma anche le criticità, perché si inizia a discutere anche di sostenibilità per quanto riguarda le criptovalute. Ma allora, il market value è cresciuto perché, ricordiamoci, è cresciuto Bitcoin, che ha superato ampiamente il trilione di capitalizzazione, e tutte le altre cripto combinate sono al trilione di capitalizzazione. Se noi guardiamo all'ultimo trimestre, comunque la performance di Bitcoin resta dominante, appena superata da quella di Ethereum, e sugli ultimi 3 anni invece Bitcoin è assolutamente la criptovaluta più importante. Da questo punto di vista invece le preoccupazioni sulla sostenibilità a cui faceva riferimento lei riguardano il cosiddetto consumo energetico altissimo di tutte le criptovalute. È vero, è un consumo alto, ma va contestualizzato, è un consumo più basso del sistema finanziario internazionale, è un consumo più basso dell'industria estrattifera dell'oro fisico. Ethereum, fra le sue cose, propone ormai da anni di passare da un algoritmo energivoro a un algoritmo non energivoro. Bisognerà vedere se saprà mantenere le promesse, finora non c'è riuscita. Bitcoin invece ha testato su un algoritmo energivoro come maniera per rendere il network sicuro. Molto interessante il confronto con l'oro, molto interessante. La ringrazio per essere stato con noi, grazie al professor Ferdinando Ametrano dell'Università Milano Bicocca e amministratore delegato di CECSIG. Alla prossima occasione, al prossimo record, ci rivediamo, va bene? Grazie.